Oggi ho ecceduto con il rum e il suo incantesimo ha ulteriormente assottigliato la barriera fra passato e presente. Seduta in veranda, con il bicchiere in una mano e la foto di zia Ellie in grembo, osservo nuvole viola amalgamate dal vento di burrasca, la cui massa cancerosa vomita folgori dalle geometrie folli e terrificanti. Non è raro che un temporale spazi l'isola di questa stagione. Succede almeno una volta al giorno e soventi diluvia e c'è il sole allo stesso tempo, facendo sì che la pioggia si tramuti in una cascata di diamanti. Ma quest'oggi non brilla nessuna luce e l'oceano è un volto scuro e aggrottato che pare ricambiare il mio sguardo, rievocando in me sensazioni dimenticate e sgradevoli. Era in una giornata come questa che lo zio scomparve. E fu sempre in un giorno di pioggia violenta e tuoni urlanti che il postino ci recapitò una lettera che, a conti fatti, fu la prima tessera caduta di un rovinoso effetto domino. Prima di parlare di questo, è bene che si spendano due parole per mio cugino Roger, o Jerry, come eravamo solite chiamarlo la zia ed io. Come nel caso di sua madre, anche lui fu molto più che un cugino per me. Quando mio padre mi affidò a loro, io avevo 9 anni, una cosina confusa e impacciata, che temeva di aprir bocca, e la meraviglia che mi circondava era molto simile a uno shock. Ho già affermato che, almeno all'inizio, provavo nei confronti della zia sconosciuta un misto di soggezione e devozione. Ma i sentimenti che nutrii nei riguardi di Jerry furono molto meno tesi e sofferti. Fin da subito vidi in lui uno scoglio di salvezza in quel mare tempestoso in cui ero stata scagliata senza preavviso. Lui aveva già 16 anni e il divario che separava le nostre età fece da cuscinetto, impedendo che fra di noi lievitasse l'attrito che sicuramente sarebbe nato se fossimo stati coetanei. Jerry non mi vide mai come un'intrusa e fece di tutto per lenire il mio disagio e farmi sentire la benvenuta, cosa della quale gli sarò eternamente grata. Fu lui a farmi fare il primo e emozionante giro dell'antica casa, a condurmi nel giardino per farmi conoscere i pappagalli che vi dimoravano, a farmi visitare il molo e accompagnarmi lungo la spiaggia. Non nego che mi presi una cotta per lui, una di quelle infatuazioni infantili che maturano nell'affetto più puro senza mai sfociare in qualcosa di sconveniente. Del resto era comprensibile. Jerry era il primo uomo che avessi mai davvero conosciuto, salvo mio padre, e per una ragazzina convinta che i maschi fossero solo brutali creature, capaci di urlare, ubriacarsi di birra scadente, ascoltando alla radio un incontro di pugilato o una partita di baseball, fu quasi traumatico scoprire che potevano anche essere gentili e disponibili. Non vi dico la gelosia nei confronti di Rebecca, la sua ragazza, che malgrado tentassi in mille modi di essermi amica, continuavo a vedere come un'ombra sull'amore sciocco che sentivo nei riguardi di mio cugino. Furono davvero anni lieti e spensierati quelli che vissi in quella casa. Fu tra quelle stanze foderate di legno e le frondose piante tropicali che compì la mia metamorfosi da bambina ad adolescente, pensando in cuor mio a quanto fossi stata fortunata e che la mia vita sarebbe sempre rimasta felice e gioiosa. Quanto mi ingannavo. Ma all'epoca ero solo una ragazzina, e quando si possono contare solo 14 alternanze di estati e inverni, la vita appare sempre un blocco di pietra immutabile ed eterno. Non ci si rende conto, al contrario, che l'esistenza è come le dune che si formano sulla spiaggia, continuamente plasmate e riplasmate dal soffio del vento e dalle carezze del mare, modellate in forme sempre nuove e diverse. Il mondo che credevo solido e immobile prese a modificarsi, lento ma costante, a partire dal 7 dicembre del 1941, quando uno degli apparecchi radio di Jerry prese a trasmettere notizie inquietanti su un dirompente attacco della marina militare giapponese a danno della nostra base di Pearl Harbor. Naturalmente sapevamo che l'Europa era sconvolta da una guerra senza precedenti, ma l'oceano che separava quel continente dal nostro faceva sembrare tutto così distante, così trascurabile. Quel giorno però ogni notizia che sgorgava fuori dalla radio accresceva la mia angoscia e alimentava il mio terrore. Ci avevano attaccati. La guerra che appariva tanto lontana aveva contagiato anche noi alla fine.
Ricordo ancora il viso teso e inespressivo di Jerry, che ascoltava quei bollettini strazianti e catastrofici senza proferire parola, neppure per imprecare o esprimere incredulità. Quel che si sviluppò in seguito, beh, certamente ve lo avranno insegnato a scuola. Lotte, battaglie, piani di attacco, nomi in codice, eroi e caduti. Quando il nostro Jerry partì per dare il suo contributo al paese, nessuno di noi riuscì a trattenere le lacrime. Ci radunammo tutti al cancello per augurargli buon viaggio. La distinzione fra servitù, autista, giardiniere e padroni di casa per un attimo si annullò, sciolta nel dolore e nell'apprensione che ci univa. Fu la prima volta che vidi la zia versare lacrime, ma non l'ultima. Per quel che riguarda me, diedi il mio addio a Jerry issandomi sulla punta dei piedi e sfiorando le mie labbra sulle sue. Il mio primo bacio, salato dalle lacrime che mi scendevano dagli occhi. Vedendomi piangere, mio cugino mi disse che mi avrebbe portato in dono un bullone della Tour Eiffel e io mi misi a ridere stupidamente a quella battuta. Ho ancora l'immagine del suo viso chiaro e dei suoi occhi della stessa tinta dell'oceano di Key West impressa nella retina. Dopo tutto questo tempo. Dopo la sua partenza, la casa sembrava vuota e senza luce. Ogni nostro pensiero era corroso dalla preoccupazione. Ogni nostra preghiera aveva un solo indirizzo. Spesso, quasi senza rendermene conto, mi ero recata nella stanza dove Jerry custodiva i suoi strani apparecchi elettronici, scrutando quella selva di fili che si incrociavano, di altoparlanti, di antenne, di trasmettitori e ricevitori. Le loro spie spente parevano occhi tristi, come quelli di un cane dopo essere stato abbandonato dal padrone. Quante volte avevo osservato Jerry trafficare in mezzo a tutte quelle stramberie, simile a un mago nel suo laboratorio, e l'avevo udito conversare con amici in ogni parte del mondo. Le voci straniere che emergevano da dissonanti scariche di energia statica. Allora provavo per quelle apparecchiature a me strane lo stesso moto d'affetto che mi si risvegliava il pensiero di mio cugino. Se soltanto avessi avuto sentore dell'orrore in cui ci avrebbero trascinato. Se soltanto lo avessi recepito.